Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. So benissimo che questo genere di video non li vedrà praticamente nessuno perché non ce n'è letteralmente bisogno per chi ovviamente come me gioca dal day one, però come sempre vi ricordo che questo canale cerca di essere un punto di riferimento per tutti i giocatori, quindi sia quelli più veterani ma anche quelli più vecchi. Per quanto riguarda ovviamente il nuovo evento crossover di Final Fantasy IX, ovviamente abbiamo da subito, almeno nella prima parte di questo crossover, le Ex 1 e 2. Ovviamente sono difficoltà che, ripeto, per un giocatore Day One sono praticamente inesistenti, non hanno proprio letteralmente messo in difficoltà nessuno, almeno per quanto riguarda questa tipologia di meccaniche. È vero che adesso noi siamo molto più forti, ma sono sicuro che andando più avanti con X3 e poi possibilmente anche le Crash, avremo comunque un qualche cosina di cui poter discutere in più. Oggi vi porto ovviamente il mio setup che ho utilizzato all'interno di questo evento, che mi ha permesso comunque di giocare in totale scioltezza e in totale libertà di azione. Ovviamente ho giocato in auto, ho giocato anche a velocità doppia, proprio per permettere a tutti di avere un setup tale da sfruttare e da poter utilizzare per chi ovviamente non ha sbattimento di fare team e roba del genere. Ho usato lo stesso setup per entrambe le difficoltà, sia per la X1 che per la X2, che è esattamente quello che vedete a schermo, con Sephiroth DPS principale non elementale. La Protector Blade per lui è praticamente perfetta, riesce a fare danni a tutti quanti, riesce a fare danni anche single target aumentati. Veramente Sephiroth in questo evento è perfetto. Se non avete l'Electro Cannon di Barret, Sephiroth vi può fungere anche da debuffer, perché tramite la Cuja's Blade, per chi la possiede, ovviamente riesce a debuffare anche tutti i nemici in contemporanea. Quindi potreste tranquillamente utilizzare un Sephiroth che fa danni AOE sia con arma primaria sia con arma secondaria, e riuscire in questo caso ad avere veramente un Sephiroth eclettico al 100%. Per quanto riguarda Barret, invece, l'ho messo solo ed esclusivamente perché era da tanto che non lo utilizzavo e questa era un'occasione giusta per poterlo provare in questo setup un po' debuffer, un po' supporto. Infatti, micro laser come arma principale per buffare Sephiroth, arma secondaria Electro Cannon che sarebbe ottimale come sub-weapon per Sephiroth, però in questo caso per evitare di perdere danni con Sephiroth facendo la Cuja's Blade, quindi perdendo diciamo un po' di quello che era il suo DPS principale, ho detto metto Barret con Electro Cannon, così Barret debuffa e Sephiroth si concentra solo ed esclusivamente nel fare danni. Mentre invece Lucia messa lì, ovviamente con la skin nuova, giusto anche per provarlo un po', vedere un po' come si comportava, l'ho praticamente settata come un diciamo DPS AOE, fondamentalmente per aiutarmi nella prima fase della battaglia, ma con Sephiroth qui diciamo che la situazione è veramente alla portata di tutti, per chi ovviamente lo possiede in questo modo. Si può sostituire Lucia ovviamente con qualsiasi altro DPS magico single target, ovviamente DPS magico non elementale, anche fisico volendo, però quelli magici sono un po' più forti perché i nostri nemici subiscono comunque più danni magici rispetto a quelli fisici. Quindi se avete comunque personaggi magici non elementali, sfruttateli perché vi aiuteranno parecchio. Ovviamente sigillo triangolare che serve solo nella seconda fase, che neanche vedremo, quindi non vi preoccupate se non avete sigilli triangolari a disposizione, perché con questo setup neanche riusciremo a vedere la seconda fase. Molto rapidamente vi faccio vedere Sephiroth con 11.289 HP, quasi 6.000 di attacco magico, dove abbiamo appunto attacco magico maxato e boost abilità magica maxata e il costume che mi permette di avere Magic Ability Mastery ovviamente maxata.
Quindi abbiamo comunque una percentuale di abilità magica davvero elevatissima. Come seconda arma ho messo la Wing Edge proprio per pompare al massimo le statistiche, anche se ovviamente le mie statistiche sono già alle stelle, proprio perché appunto ho 64 di punti per quanto riguarda l'attacco magico, 71 punti per quanto riguarda il boost ability magico, quindi veramente sto viaggiando su rotte altissime. Tutte le materie sono esclusivamente per aumentare le stats. Leviathan, che è stato messo lì giusto per metterlo, ma potreste mettere qualsiasi summon. Io tecnicamente con questo setup dovrei utilizzare Bahamut, che comunque vedete mi aumenta anche il power totale, perché appunto essendo non elementale è più sinergico. Per quanto riguarda Barret invece abbiamo setup, come ho detto prima, debuff barra supporto, micro laser che serve ad aumentare l'attacco di Sephiroth, electrocannon per debuffare i miei avversari, e poi tutte le materie che servono ad aumentare la statistica di healing, che arriva a 2008, quasi 10.000 HP, ma probabilmente sono un po' più basso perché devo aggiornare Barret tramite il growth, quindi devo farlo crescere un pochettino nel suo skill tree. Stessa cosa anche per Lucia, anche lei devo migliorarlo un pochettino nello skill tree, anche se così diciamo che a nuda e cruda 4400 d'attacco fisico è veramente tanta roba, con quasi 10.000 HP, dove appunto, come detto prima, le ho messo un Mad Minute per abbassare l'attacco magico del nostro avversario, e poi un D39 per effettuare danni AOE fisici a tutti quanti i nemici. Quindi diciamo buona condizione di Lucia con 4400 punti di attacco, però ovviamente avessi avuto le armi con qualche overboost in più sarebbe stato ancora meglio. Anche per lei materie e sub weapon tutte per incrementare l'attacco fisico, infatti attacco fisico portato praticamente al massimo, boost abilità fisica portata praticamente al massimo, e poi boost limit, boost attacco generico, proprio per appunto incrementare queste statistiche, che sono sicuramente quelle più adatte a questa tipo di Lucia. Queste sono le sub weapon invece di Sephiroth, quindi Sun Umbrella, Mithril Blade e Spada di Cloud, che mi aumenta appunto l'attacco magico e la potenza ability, la Mithril Saber. E invece per quanto riguarda Barret ho messo tutte le armi che hanno come statistica buff debuff extension, quindi Centipede di Matt, 4 point Shuriken di Yuffie e il Trumpet Hornet di Kitesit, proprio per permettermi di avere comunque l'estensione del buff debuff che vado a mettere a Sephiroth, aumentare le cure e aumentare un pochettino gli HP, che giustamente un pochettino mi servivano. Ragazzi, veramente non c'è nient'altro da aggiungere, questo è il mio setup complessivo. Vi lascio le run, che sono veramente molto 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 brevi, durano un minuto a testa, quindi sapete benissimo che cosa vuol dire. Detto ciò, spero che il video possa esservi stato utile, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao!